Come comportarsi al primo appuntamento? In questo video diciamo che vado a spiegare come riuscire a comportarsi correttamente a un primo appuntamento. Ovviamente un appuntamento tra persone che vogliono conoscersi. Ecco, il primo trucco è quello di non fare figure barbine. Cerca di essere te stesso o te stessa. E soprattutto massima determinazione. Devi essere sicuro o sicura di te. Non ti mostrare mai incerto o incerta. Cerca di non essere una persona apatica, cerca di essere simpatica, divertente, ma soprattutto di non dare troppo nell'occhio. Se una persona è un po' eccentrica, è un po' troppo, diciamo così, propositiva verso gli altri, può rischiare di essere considerata come una persona stupida e o scontata. Quindi è importante essere te stesso, ma sicuro o sicura di te. Non fare battute troppo esplicite, non pensare all'incontro o meglio all'appuntamento pensando che sia, o meglio che ci sia dopo, un eventuale rapporto sessuale, un eventuale rapporto intimo, perché spesso e volentieri non accade, quindi stai tranquillo, stai tranquilla. Se accade, accade perché, se dovesse accadere, scusatemi, accade perché effettivamente c'è stato qualcosa che lo ha permesso, ma nella stragrande maggioranza dei casi non avviene il rapporto intimo. Non porti, diciamo così, nella condizione di avere problemi. Se devi spendere, spendi. Questo che significa? Non apparire taccagno, avaro, tirchio, tirchia, avara. Cerca di essere, se sei uomo, tu quello che offre il caffè, chiaramente, e paghi tu. Poi, se c'è la possibilità di rivedersi, pagherà eventualmente lei o lui, se parliamo di rapporti omosessuali. Ecco, io penso di aver detto ogni cosa. Ringrazio te, ringrazio voi. Iscrivetevi a questo canale. Un saluto da Leandro, alias Narratore Italiano.